sapete, uno dei temi della campagna elettorale è come riutilizzare, riusare, recuperare il tema del patrimonio immobili pubblici presenti in città. Il Comune di Cagliari ha un patrimonio di immobili che è tra i maggiori in Italia come ente locale, esclusi, siccome il conto è quello fatto qualche anno fa, non aggiornato, e quindi sono esclusi gli immobili ottenuti dalla Regione, che poi in parte passeranno al Comune, con la dismissione delle servitù militari. Quindi immaginate quanti immobili, quanti spazi, aree in centro e fuori dalla città, nelle zone periferiche. E immobili diversissimi tra loro. Avete visto il palazzo privato in piazza Ienne, quelli pubblici come il palazzo che fa angolo in via Baile e via del Mercato, quello, il palazzo Caide, il palazzo dove c'è al pian terreno il caffè svizzero, tutti i palazzi del comune, tranne quello di piazza Ienne, che sono circondati da impalcature da anni. Io forse li ho conosciuti da ragazzino, così, quello di piazza Ienne addirittura da bambino. Allora, oltre ovviamente agli altri, via Maddalena qua nel corso, recuperare questi immobili per creare nel pian terreno spazi commerciali, anche con incentivi, come abbiamo detto, con l'abbattimento per i locali commerciali e le attività artigianali della Tarsu, in modo tale che sia calcolata sia per gli abitanti, per coloro che hanno la casa, sia per coloro che hanno immobili, sull'indifferenziata che viene prodotta e non sui metri quadri così come oggi. E recuperare gli immobili e gli spazi vuol dire dar casa in città, possibilmente a prezzi abbordabili per giovani coppie, e dare anche spazi, così come inteso nel termine inglese dell'housing sociale, a giovani professionisti che vivano il centro e facciano vivere anche le attività economiche che operano nel centro e nel resto della città. Anche la vita, la vitalità, il numero di abitanti che c'è in città è una condizione per la sicurezza. La frequentazione degli spazi pubblici, delle aree, delle strade, delle vie, dei marciapiedi è uno degli elementi che consente indirettamente un controllo del territorio. Insieme a questo, una buona edilizia, una buona idea di urbanistica sarebbe bene utilizzarne anche per mettere a correre risorse pubbliche per riqualificare i marciapiedi, le strade, cioè non solo sulle grandissime opere dove poi non riescono a lavorare le imprese locali, vanno messe a correre risorse pubbliche, ma anche sugli interventi di manutenzione, cura degli spazi della città è necessario intervenire. Anche così si creano opportunità di lavoro, si recuperano spazi, non c'è degrado in città, gli immobili sono tanti, ognuno si può sbizzarrire persino per il suo per l'utilizzo futuro di molti di queste aree, di questi immobili. Io ringrazio tutti voi cittadini che ci ascoltano in questi comizi volanti che abbiamo organizzato, ringrazio Gianni per aver promosso e letto alcune parti di interventi, di prese di posizione in questi anni, in tempi non sospetti, e quindi insomma ora tocca a voi. Bravo! Bravo! Bravo.